Assestamento 2015, fondi per sanità e trasporto pubblico locale. Bilancio del Consiglio, ulteriori risparmi. Bollo auto, le novità. Il 22 e 23 dicembre il Consiglio regionale ha discusso e approvato il piano di rientro dal disavanzo finanziario e l'assestamento al bilancio 2015. Il 22 ha anche licenziato la legge che istituisce il comune di Campiglia Cervo, nato dalla fusione di tre municipi nel biellese. Il 23 poi l'Assemblea ha dato parere favorevole a due documenti, rispettivamente del Partito Democratico e di Forza Italia, che chiedono all'esecutivo di rivedere la delibera sulla psichiatria. L'Aula si è poi riunita tra Natale e Capodanno per il bilancio di previsione del Consiglio e l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al 31 marzo 2016. Il 28 dicembre è stato inoltre approvato un documento presentato da Sinistra Ecologia e Libertà per la tutela del clima e la qualità dell'aria. Infine, via libera la legge che modifica la normativa sul bollo auto per i veicoli a basso impatto ambientale. In copertina! Il Consiglio regionale ha dato via libera il 22 dicembre al piano di rientro dal disavanzo finanziario della Regione pari a 1.264 milioni di euro in 10 anni come previsto dalla legge di stabilità. Tra le riduzioni di spesa previste, quelle per il trasporto pubblico locale e per le locazioni passive. Tra le maggiori entrate, quelle derivanti dalla vendita degli immobili regionali. L'Assemblea regionale ha approvato a maggioranza il 23 dicembre l'assestamento al bilancio 2015. Tra le novità, l'integrazione dei fondi per la copertura totale degli extra LEA 2015, servizi sanitari in più rispetto a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, la proroga della carta tutto treno e la copertura dei disavanzi del trasporto pubblico locale fino a tutto il 2013. Critiche le opposizioni che hanno presentato centinaia di emendamenti, diversi gli atti di indirizzo collegati. Il 28 dicembre il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2016 della Regione sino al 31 marzo. Nella stessa seduta, via libera anche al bilancio di previsione dell'Assemblea 2016-2018, il primo redatto secondo i nuovi principi contabili. Continua il trend di risparmio dell'ente con un'ulteriore riduzione sul 2016 di 3 milioni di euro. Nelle sedute finali dell'anno, l'Assemblea ha approvato il provvedimento della Giunta che elimina parzialmente l'esenzione della tassa automobilistica sui veicoli ecologici, introducendo il pagamento dopo 5 anni dall'immatricolazione e in misura ridotta tra il 20 e il 25% a partire dal 2016. Dure critiche dalle opposizioni. Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno abbandonato l'Aula. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Pare paradossale che proprio nel momento di peggiore crisi dell'ambiente all'interno della nostra regione si tassino tutte le aree a minore emissione. Assistiamo all'ennesimo aumento per più di 30 milioni di euro di tasse ai cittadini piemontesi. Allora noi non voteremo, come abbiamo detto in aula, la tassa sull'aria pulita, noi non la votiamo e per questo motivo abbiamo abbandonato l'aula e lasceremo che il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle, votino la tassa sull'aria pulita. Con la legge votata oggi dal Consiglio regionale, il Piemonte conferma di essere la regione più virtuosa in materia di bollo auto. È la regione che più d'Italia va incontro ai possessori di veicoli B-Fuel. Per 5 anni non pagheranno nessuna tassa, dopo il quinto anno pagheranno un bollo ridotto a un quinto, un quarto del valore normale, quindi pagheranno una tassa sui 40-50 euro, siamo oltre ogni altra regione italiana, questo è molto importante in materia di qualità dell'aria, in materia di incentivo alle energie rinnovabili.